riguardo al coraggio, io posso dire che proprio perché ubbidiva alla Chiesa, era disposto sempre a pagare di persona e a dire: è il vescovo per la Chiesa, non la Chiesa per il vescovo. E poi a prendere delle decisioni che, sì, con prudenza prevedeva, sfaccettava le varie circostanze, cercava di evitare delle conseguenze dannose, però quando aveva deciso non tornava indietro perché era coerente con se stesso. E il Cardinal Cè ebbe un'affermazione una volta in un'omelia e disse: aveva davanti a sé il suo Dio, non solo, ma aveva davanti a sé anche l'esempio del vescovo di cui era stato segretario. E quindi lui attuava quello che aveva sentito nell'ordinazione episcopale: dire bene al bene e male al male. Non aveva paura di nulla se doveva difendere la causa della Chiesa. Non aveva paura e pagava di persona. E allora diceva: nel governo ci possono essere tante soluzioni e anche giuste, però chi decide è uno solo e il vescovo si trova solo, solo però davanti al suo Signore. Il decennio di presidenza della Conferenza Episcopale Italiana da parte del Cardinale Antonio Poma, in un periodo di profonde trasformazioni, ha segnato l'inizio di una vera attività collegiale dei Vescovi italiani. Esso è stato caratterizzato dall'intenso fervore per l'attuazione delle direttive del Concilio, a cominciare dalla riforma liturgica, e dallo sforzo crescente di attuare una pastorale organica e congiunta in tutta la penisola, attraverso i piani pastorali, evangelizzazione, sacramenti e comunione e comunità. Ma è stato anche contrassegnato da tensioni e momenti difficili, quali quelli dell'introduzione della legislazione civile sul divorzio e sull'aborto, il referendum abrogativo del divorzio, l'adesione di frange significative di cattolici italiane a posizioni politiche e ideologiche ispirate al marxismo, il periodo del terrorismo e delle stragi. Intanto il Cardinal Poma era una persona che amava le sintesi e intanto aveva preso gli orientamenti proprio dalle quattro costituzioni, che chiamava le quattro ruote, insomma, che erano date alla Chiesa per procedere nel tempo. E poi dalle costituzioni poi aveva colto un senso molto forte, cioè la storia della salvezza. E la storia della salvezza è composta da persone e manifestata da eventi, da fatti. E in queste esperienze del cammino della Chiesa lui vedeva poi anche delinearsi tre impegni: la diaconia, della, o testimonianza, martirio, e della comunione. Quando però venne il Cardinal Pellegrino a Bologna, gli chiese: io devo stasera parlare del Concilio, tu mi dici una parola che possa veramente illuminare tutto questo grande lavoro fatto dalla Chiesa? E il Cardinal Poma ha risposto: se vuoi una parola sola, è comunio.
L'azione del cardinale Poma è apparsa sempre improntata a un forte impegno per la ricerca dell'unità, nella chiarezza della verità, nel dialogo aperto e continuo, nella fedele adesione al Magistero e alle direttive della Santa Sede. L'ultimo grande impegno pastorale del cardinale Poma è stata la storica visita a Bologna del Papa Giovanni Paolo II il 18 aprile 1982, che vide una folla innumerevole di fedeli accorsi da tutta la diocesi e dall'intera Emilia-Romagna. Pochi giorni dopo questo indimenticabile avvenimento, il cardinale Poma veniva colto da grave disturbo cardiaco. Per quanto prontamente curato e ristabilitosi in discrete condizioni di salute, egli riteneva doveroso rassegnare al Santo Padre il governo pastorale dell'arcidiocesi. Giovanni Paolo II accoglieva le dimissioni l'11 febbraio dell'83. L'amore del cardinal Poma per la Chiesa di Bologna ha continuato a manifestarsi per 2 anni e mezzo, contrassegnati da un lento declinare delle sue forze fisiche, da una partecipazione viva e discreta alla vita della diocesi, da una preghiera intensa e dal sereno e completo abbandono alla volontà di Dio. E disse Monsignor Poma: offro la mia vita per la Chiesa, per i sacerdoti e specialmente per i seminaristi, ai quali ho sempre voluto molto bene. Questo ecco, quindi l'ho visto come un uomo di fede. Ma anche di fede, quando per esempio avevo quelle lunghe malattie, non si disperava, diceva: il Signore può governare lui la diocesi attraverso la mia sofferenza. E quindi questo abbandono alla volontà di Dio, questo ecco, per me è stata la cosa più grande. E poi la conseguenza, secondo me, era quella del coraggio, cioè dopo non temeva nulla per sé. E quindi si lanciava in tutte le imprese che richiedevano avvedutezza, sapienza, coerenza, fedeltà, e ce la metteva tutta fino in fondo. Il cardinale Poma ha concluso la sua vita terrena chiamato improvvisamente al Padre la sera del 24 settembre 1985. Le spoglie del cardinale riposano nella cappella di San Carlo Borromeo in cattedrale. Il bronzo posto sulla sua sepoltura rappresenta il libro e il calice, simboli della parola di Dio e dell'Eucarestia, e vi appare il motto paolino dello stemma del cardinal Poma: Dei agricoltura, voi siete il campo di Dio.